La carne bovina fa bene a tutte le età perché è l'alimento che assomiglia di più a quello come siamo fatti noi e mangiamo carne per mantenerci e per accrescere il nostro organismo. Sia le condizioni di allevamento oggi del bestiame che gli studi che stiamo facendo sempre più approfonditi sui componenti della carne bovina stanno smitizzando questa accoppiata consumo di carne e malattie cardiovascolari, perché le carni di oggi sono sempre più magre, perché il contenuto in acidi grassi delle carni è sempre più spostato verso gli acidi grassi buoni, e oggi noi poi abbiamo scoperto che c'è anche il CLA, l'acido linoleico coniugato, che ha addirittura una protezione dai tumori. Noi dobbiamo mangiare poca carne, ma quella giusta. E le condizioni di allevamento del bestiame non condizionano soltanto la qualità della carne, ma anche il sapore, il colore, perché una bestia che viene macellata in condizioni ottimali darà delle carni che hanno un gusto migliore. Gli allevatori devono rispettare l'animale sia nel suo benessere. L'animale deve vivere in un ambiente dove possa muoversi, perché i muscoli si formano grazie al movimento. Seconda cosa, il muscolo che si muove si arricchisce per esempio di una molecola importante quale la carnosina, che è un dipeptide con azione antiossidante. È stato visto che più è alto il contenuto in questa molecola è più efficace il potere antiossidante della carne, che si vede anche nella conservazione della carne. È una carne che scurisce molto più difficilmente che le altre. Io credo che carne e latte sono gli alimenti più importanti per la nostra alimentazione, tant'è vero che il vegetariano che li vuole escludere deve fare salti mortali per combinare gli altri alimenti in modo tale da farne a meno.